Salutiamo i nostri ascoltatori di Beitone Social Club. Io sono Cocchi Nicola e all'interno di questa community mi occuperò di sport. Per avviare questa rubrica, oggi ho il piacere di intervistare Paolo Ringhini. Ciao Paolo. Ciao Nicola. Per chi non lo conoscesse, Paolo è un noto fisioterapista che lavora da alcuni anni in ambito professionistico, perché praticamente ha seguito squadre di pallamano femminile, il Brescia, a rugby, Calvisano, poi è andato anche con lo sci nautico per la nazionale italiana, ha seguito il Brescia Calcio per ben 5 anni e alla fine di questa esperienza al Brescia Calcio si è ritrovato a seguire la nazionale del Co. Come ci sei arrivato alla nazionale del Co? Come sono arrivato? Perché quando ho smesso con il Brescia sono tornato a lavorare nello studio dove ero prima, ho conosciuto un giocatore un po' che all'epoca giocava nel Chievo e mi ha chiesto se lo seguivo una settimana perché avevano un amichevole a Como contro la Romania prima degli europei e l'ho seguito quella settimana. Fine della settimana mi chiede se voglio seguirlo per andare in Madagascar con la nazionale. A quel punto, ovviamente sì, e dopo neanche un mese sono partito con loro. E poi lì è stato un po' ho conosciuto altri giocatori. Prima ero andato come fisioterapista personale solo del giocatore. Poi ho conosciuto Bolassier, che era nell'Everton, Bacambu, Villareal, eccetera. E se ne mi hanno preso per tutta la squadra. Quindi percorso pian pianino. Perfetto, una bella escalation direi. Prima domanda che voglio farti è: quanto ti senti bedizzolese e soprattutto se parli un po' di Bedizzola quando sei in questi ambienti all'estero? Sì, direi che, guarda, ti faccio vedere l'articolo della prima Coppa d'Africa che ho fatto scrivere proprio da Bedizzola. Mi sono proprio raccomandato il titolo perché sì, ovviamente ci tengo. Bedizzola. E ho fatto anche aggiungere Macesina, che è la mia frazione, quindi tanto, tanto cuore. E di Bedizzola ovviamente se ne parla bene, hanno uno poi, se ne parlano male gli tiro le randellate, non li metto a posto. Ottimo, bisogna farsi rispettare, giustissimo. No, comunque mi chiedono, hanno simpatia nei nostri confronti, soprattutto degli italiani, siamo visti con un po' allegorici, però non stronzi come i francesi, diciamo, questo è... Benissimo, benissimo. Ma anche Brescia penso che comunque venga conosciuta un pochettino, no? Sì, ecco, allora di solito, perché ovviamente essendo in ambito internazionale, se dico Bedizzola, all'inizio dico prima Brescia, Roberto Baggio e di conseguenza poi dico, ecco, io lì vicino Bedizzola, che è il mio paese. Perfetto, perfetto. Quindi un marchio di fabbrica, diciamo. La domanda che ti voglio fare adesso è semplicemente: come stai vivendo la situazione attuale del Covid? Cioè, a livello professionale cosa stai facendo? A livello professionale praticamente sono fermo, a parte, diciamo, casi urgenti come interventi chirurgici e cose del genere. Fermo perché per me è impossibile attuare le norme. Dovrei fare il massaggio con i guanti, visiera, mascherina, guanti in lattice, camice monouso, calzari, che dal punto di vista è ineccepibile come prevenzione. La cosa è che è inattuabile, quindi si fa poco. Adesso vediamo, per ricominciare, pian pianino, se tutti fanno un po' di attenzione in più, diciamo, è meno pericolosa la situazione, si risolverebbe prima, perché anche il fatto delle mani non è perché penetra nelle mani, è che uno magari tocca qualcosa, si tocca l'occhio, la bocca e quindi entra nel corpo. Dal punto di vista è, una volta igienizzato si può fare anche il massaggio senza guanti, però è un'altra fila veramente lunghissima. E invece la situazione africana come la vedi in questo momento? Sono spesso, anzi costantemente in contatto sia con il presidente Congo che con
vari, diciamo, addetti alla squadra, e per fortuna ci sono stati pochi casi. Kinshasa fa 12-13 milioni di abitanti, enorme igieniche, lasciamo perdere, e sono stati 400-500 casi e per ora 32 morti. E quindi è diciamo molto, ma molto più leggera che qua. La cosa è se ne sente parlare poco dell'Africa, anche nei vari telegiornali così, io non ne sento parlare. Certo, la paura però c'è, immagino. Sì, tanta paura, e la cosa è tanta ignoranza, ma ignoranza nel senso buono, nel senso che loro non hanno neanche la possibilità di studiare, si devono affidare a quello che gli dicono i capi o le varie, insomma, istituzioni, che spesso sono comandate un po' dall'alto da altre nazioni. Una domanda che ti voglio fare e ci tenevo a farti era la tua situazione. Cioè, sostanzialmente, di solito quando sei là, un bianco, tra virgolette, tra i neri. Cioè, di solito vivi un po' il razzismo al contrario, o per te è una situazione assolutamente normale? Guarda, è stata una delle mie, diciamo, domande la prima volta che sono andato là, perché io la prima partita che ho fatto sono entrato in uno stadio con 90.000 di colore, e solo io bianco, e mi hanno notato. Io, quello lì, la cosa che mi sono sempre chiesto io è come fanno loro a non essere razzisti nei nostri confronti. Io sinceramente di razzismo al contrario me l'aspettavo, perché ragionando un attimo, vado in Africa, in mezzo all'Africa, sento parlare francese. Questi cosa hanno passato? Hanno subito parecchie, diciamo, ingiustizie, togliere la lingua, portati come schiavi, sfruttati così dai bianchi. So che io non sono così, però rappresento, insomma, l'europeo che viene in Africa. Se penso al contrario, l'africano che viene in Europa viene subito additato. Subito. Invece lì ho trovato veramente una famiglia. Guarda, la squadra quando ci si ritrova sembra il gruppo di amici che va a fare la partita, che non si vedono da un po' di tempo. È sempre una festa. Cioè, prima della partita si canta sempre sul pullman, cioè è completamente diverso. E la cosa che mi ha stupito anche a volte, non so, il giocatore che ti chiede se hai bisogno di una mano per portare la valigia. Qua in Europa, cioè, beh, impossibile che uno ti chiede, quindi avevo paura di quello, perché, e anche perché secondo me era comprensibile che loro mi guardassero, insomma, non troppo bene, sfruttati, ammazzati, schiavi, arriva il bianco, in più il bianco in una squadra, quindi visto al contrario, insomma, se veniva qua uno di colore, ecco, viene a rubare il posto a quello nella squadra. Certo, cioè, beh, certo. E poi uno solo, da solo, invece... Hai stretto amicizie anche con loro? Sì, 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 parecchie amicizie, sia dal punto di vista, diciamo, della professione, ma comunque legato a un rapporto umano, cioè al di fuori della nazionale ho giocatori che mi chiamano per andare a seguirli privatamente. Sono andato da un po' che gioca allo Standard Liegi, mi chiama, vado, lo sistemo, quindi c'è anche una sorta di fiducia che vale di più del compenso, perché uno che ti chiama da queste squadre, l'altra volta sono andato per uno del Galatasaray, che fanno andare giù, insomma, di soddisfazione tanta, ma anche prima di partire, però, insomma, tu devi pensare che queste squadre hanno i loro fisio, medici, uno che ti chiama, ti paga tutto per andare giù e ti spiega per telefono i dolori, un calciatore che ti spiega per telefono i dolori che ha, e tu vuoi dire io vado giù e qualsiasi cosa ha devi mettergliela a posto subito. Tanta è la cosa, tanta è la soddisfazione, e poi insomma rimetterli in campo e vederli giocare, e la gratitudine, soprattutto la gratitudine che hanno. Delle altre tue esperienze a livello professionale con calciatori o comunque con società, ce n'è qualcuna che ricordi sempre con piacere? Beh, se sincero, parecchie.
perché mi sono sempre trovato bene dalla pallamano, che è uno sport, invito tutti ad andare a vederlo, Leonessa, la pallamano femminile a Brescia, perché è veramente entusiasmante. Nel Brescia comunque ho stretto per lì parecchie amicizie, perché bene o male la stessa età, quindi ragazzi da, non so, da Felipe, da Sodigna, Carazzo, Zambelli, Magli, mi ricordo, è stato il mio primo ingresso in campo, la prima panchina che ho fatto contro l'Empoli, che abbiamo vinto, e lui si era aperto la testa, e mi ricordo anche quello, il primo in campo. Un bel ricordo, bello forte. ce ne sono parecchie, le qualificazioni dei mondiali, parecchie cose, anche altri giocatori, insomma, Baccambù, che mi ha chiesto di seguirlo come fisioterapista personale prima che scoppiasse questa cosa del Covid, e tanti. Io magari ti chiedevo un aneddoto, però se ce l'hai, magari riferito alla tua esperienza della scorsa estate in Coppa d'Africa, visto che comunque sei stato via la nazionale per un po', hai qualcosa da tirar fuori, ecco. Sì, c'è stata una volta che ero in albergo, chiamo l'ascensore, arriva l'ascensore, entro, guardo, mi sembra di averlo già visto, ed era Eto'o. Il grande Samuel Eto'o. Esatto, sì. E poi anche lui mi ha visto che avevo il beige, insomma il pass con scritto italiano, e ci siamo soffermati a parlare di Arcari quando ho fatto la partita con l'Inter, che gli aveva lanciato le scarpe, quindi... Ah sì, è vero, mi ricordo questo flash. Hai anche una maglia, ho visto, della tua nazionale, no? Questa è quella del portiere che ha fatto anche l'esordio. Qua quello, okay. Logo, eccolo qui, sì. E insomma, di maglia, poi questa della Nigeria, prima dei mondiali, che è stata una delle magliette più ricercate. Tra l'altro sull'articolo della Gazzetta c'è la foto proprio di questa maglia con il mio giocatore Mpoku, quello con cui ho cominciato, e parlavano appunto, sono abbastanza, erano introvabili. Poi, okay. Ho trovato Seedorf in aeroporto sullo stesso aereo, Altobelli in Tunisia, Spillo Altobelli in Tunisia, che faceva da inviato. Ah, ok. Ma hai la possibilità di conoscere anche, insomma, personalità importanti del calcio. Abbiamo giocato anche contro l'Egitto, quindi ho conosciuto anche Salah, e insomma sono belle soddisfazioni. Niente, io ti ringrazio per avermi dato questa disponibilità di farti questa piccola intervista, spero appunto che la tua professione possa ripartire al meglio, e soprattutto che, insomma, porti in giro un po' di bedizzole, come l'hai fatto finora, in giro per il mondo, ecco. Sì, quello sicuramente. Poi ho detto, lo specifico sempre, bedizzole, Brescia, perché sono le mie, come loro tengono le loro origini, io tengo le mie, quindi Bedizzole forever. L'ho portato alle piramidi. Ottimo. Niente, salutiamo allora i nostri ascoltatori di Bedizzole Social Club. Paolo, grazie ancora. Guarda, ti faccio vedere solo l'ultima, così abbiamo un po' di invidia. Ah beh, basta. Mio idolo, quindi qua mi hai toccato. A posto. Grazie Paolo. Niente. Ciao.